Luca. Allora, si parla il tempo vola. Ma io sono veramente lieto di essere qui e sinceramente onorato, senza retorica. Perciò ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato e l'amica Lucia Silvagna che ha svolto funzione di mediazione. Chiedo scusa in anticipo all'uditorio perché, essendo per l'ennesima volta costretto a parlare in fondo, devo infliggere ulteriori pene ad un uditorio che con attenzione ha seguito ben 4 corpose relazioni. Jobs Act è diventato, come dire, il nome comune, o se preferite il sinonimo, di disciplina giuridica del lavoro in tutte le sue forme. Il titolo della nostra... Il titolo... Allora ripeto, Jobs Act è diventato il nome comune, o se preferite il sinonimo, di disciplina giuridica del lavoro in tutte le sue forme, e non soltanto nella vulgata giornalistica. Il titolo dell'incontro di oggi parla del Jobs Act, del lavoro autonomo, ma questa espressione incominciamo ad usarla anche al di là dei nostri confini, e almeno nella vulgata giornalistica si chiama Jobs Act francese, la loi travail, che in questi momenti suscita una grande reazione sindacale in nella Francia. Ebbene, questa situazione linguistica, formalistica, ci consente di pensare il Jobs Act come punto di convergenza di discipline diverse e ci dà la possibilità di attuare dei confronti anche translazionali e anche in chiave diacronica, cosa che farò in fondo. Ma anticipo subito qual è la mia chiave di lettura sulle innovazioni normative e sul loro passato. Le leggi sono figlie del tempo in cui vengono promulgate, e quando le situazioni del rapporto di forza cambiano non ci si può lamentare che le leggi cambiano anch'esse. Ed allora chi conserva degli ideali che non sono d'accordo rispetto alla forza egemone del momento, la sua attività politica deve svolgerla altrove, non può inserirla nel momento del meneutico, che deve essere assolutamente rispettoso delle scelte che il legislatore ha fatto. E lo dico non solo perché per 50 anni ho fatto il giudice e ho sempre creduto che il giudice è soggetto soltanto alla legge, ma perché le regole istituzionali del riparto dei compiti vanno rispettate in ogni caso. Entrando in argomento, dico subito che il disegno di legge al nostro esame si muove in continuità rispetto a quanto è stato già fatto col Jobs Act 1, per così dire, perché con ben 2 decreti legislativi attuativi dell'unica legge delega è stato introdotto il contratto a tutele crescenti, che ha completato il processo di depotenziamento della tutela contro i licenziamenti, e con altro decreto legislativo, quello sul riordino delle tipologie, è stato essenzialmente fatto rivivere il contratto coordinato e continuativo contestualmente alla morte dei Cocopro e delle presunzioni ad esso legate, ed è stato istituito una nuova tipologia contrattuale estratta dal lavoro autonomo, che si tratta del contratto organizzato dal committente. E a questo proposito è molto importante valorizzare i termini e rendersi conto che avere la consapevolezza del loro significato diventa indispensabile. Eterodirezione ed eterorganizzazione sono due concetti che non sono creati soltanto dalla fantasia e dalla creatività di uno studioso o altro. È vero che l'eterodirezione, come connotato della subordinazione, è stato elaborato dal più grande studioso italiano in materia di subordinazione, Luciano Spagnolo di Gorita, ma oggi ha un sostegno forte
nel fatto che l'eterodirezione diventa elemento essenziale di quel lavoro oggettivamente subordinato sul quale riposa il principio di indisponibilità del tipo, che in uno scritto che è comparso da me fatto, io ho assunto come punto centrale, fondamento della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Perché in buona sostanza questo principio che ha radici nell'ordinamento comunitario, perché è un principio giurisprudenziale elaborato dalla Corte di Giustizia, le cui sentenze, come è noto, hanno lo stesso valore delle fonti di quell'ordinamento, quel principio stabilisce che nessuna legge ordinaria può considerare non subordinato un rapporto che sia obiettivamente subordinato, e obiettivamente subordinato è un rapporto in cui esiste l'eterodirezione. Per cui è difficile oggi sostenere che si possa prescindere da questo. Ed allora, partendo da questo dato che mi pare di maggiore forza e di maggiore tenuta, perché guardate bene, la fonte euro-unitaria assegna a quel principio una forza che non può essere vinta da norme interne neanche costituzionali, indipendenza dell'ordinamento euro-unitario, teniamo presente che sostanzialmente quando parliamo oggi di diritto subordinato e di diritto autonomo, parliamo del diritto che entra nell'area delle indisponibilità e diritto e rapporti che ne restano fuori. Detto questo, cerchiamo di vedere un po' più da vicino come avviene la disciplina di queste due tipologie di lavoro. Ebbene, il rapporto di lavoro subordinato è fondato su questa eterodirezione. Tuttavia, il decreto legislativo sul riordino delle tipologie, che è stato qui ripetutamente ricordato, ha introdotto il lavoro organizzato dal committente anche quanto a luogo e tempo della prestazione. A questo lavoro è stato esteso tutta la disciplina del lavoro subordinato. Da qui bisogna partire, senza insistere più di tanto perché non è l'oggetto della nostra riflessione, per comprendere le riforme che in questo momento sono in cantiere. Si è pensato, per così dire, di apprestare una qualche tutela al lavoro autonomo che non costituisce lavoro etero organizzato. Il lavoro etero organizzato apparteneva alla grande categoria del lavoro autonomo, ma il decreto legislativo sul riordino lo ha estratto da quel lavoro autonomo e gli ha dato una disciplina di tutela che più alta non si può. E allora, qual è l'ambito d'applicazione di questa disciplina in cantiere? Mi pare che non ci sia difficoltà a individuarla. Il primo articolo del disegno di legge dice: questa norma si applica al lavoro autonomo come definito e regolato dal Codice Civile, 2222 e seguenti Codice Civile. Per cui mi pare che più di così non si possa fare. Precisa, ma forse la precisazione non era neanche indispensabile, che sono esclusi gli imprenditori, anche se piccoli. Ovviamente è implicitamente escluso il lavoro etero organizzato, perché ormai, pur essendo ancora lavoro autonomo nella sostanza, è subordinato alla disciplina del lavoro subordinato. Restano i contratti coordinati e continuativi, ai quali il disegno di legge assegna una nuova definizione che diventa poi indispensabile anche per comprendere il lavoro etero organizzato, in quanto stabilendo che il lavoro coordinato deve essere autonomamente organizzato, offre una, come dire, una indicazione importante per dire che il lavoro etero organizzato è quello che non è autonomamente organizzato. Dico subito che la esclusione degli imprenditori è il riferimento alla disciplina codicistica del lavoro autonomo, non esclude
che gran parte del patrimonio di tutela che viene assicurato al lavoro autonomo è sostanzialmente costituita da deroghe sia alla disciplina del lavoro autonomo sia alla non imprenditorialità. Chiarisco, una delle norme fondamentali di questo potere del lavoro autonomo è, come dire, il divieto di clausole abusive. Ma cos'è il divieto delle clausole abusive se non una deroga pesante al principio fondamentale del lavoro autonomo? E come ci insegna l'articolo 2244, le condizioni della prestazione dell'opera o del servizio sono stabilite dal contratto tra le parti. Il divieto di clausole abusive va a derogare proprio questo principio fondamentale ed è una delle cose più importanti del patrimonio di tutele. Ma vede l'altro, anche per quanto riguarda la non imprenditorialità, che entra nella definizione, non esclude che al lavoro autonomo considerato dalla legge di riforma si applicano regole che sono dettate per gli imprenditori, a cominciare, come dire, dalla disciplina sulle transazioni, che è dettata proprio per le imprese, a seguire dall'accesso alle gare d'appalto, un accesso che non è stato compreso neanche dai legislatori che oggi ci troviamo in Parlamento, perché una delle ultime sedute della Camera si è acceso un dibattito tra l'onorevole Chino e il presidente Sacconi sulla stranezza che si ammettessero lavoratori autonomi alle gare d'appalto, visto che gli appalti li fanno le imprese, senza rendersi conto che è proprio quello, penso che sia così, che si voleva fare. Si stabiliscono gli accessi ai fondi europei per le piccole e medie imprese. In altri termini, la non imprenditorialità, mentre entra nella definizione di lavoro autonomo che si intende tutelare, poi viene modificata, derogata, allorquando si costruisce, come dire, quando si tratta di costituire le regole che disciplinano la tutela. Le altre tutele, basta soltanto enunciarle perché sono state qui anche molte volte ricordate. C'è una disciplina forse inutile sugli apporti originali, perché forse anche con la legge sui brevetti per invenzioni forse si poteva arrivare alla stessa conclusione, ma il più non va mai escluso. È prevista la deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente, è previsto l'accesso alle informazioni sul mercato dei servizi personalizzati di orientamento e di qualificazione, è prevista l'indennità di maternità che singolarmente viene concessa a prescindere dalla effettiva astensione dell'attività lavorativa. Mi consento un rilievo, cioè a dire, l'astensione dal lavoro è stata pensata non solo per garantire in qualche maniera un reddito alla lavoratrice, ma anche per tutelare la sua salute. Per cui, in buona sostanza, consentendo l'accesso alla indennità di maternità nonostante sia lavorare, si induce il lavoratore autonomo, che in genere è più ambizioso e desideroso di denaro, di lavorare mettendo in discussione, in difficoltà, la propria ricchezza. E no, però lo paghiamo noi poi. Poi c'è la tutela della gravidanza, il puerperio, e poi si rinvia alla disposizione in materia, per la tutela della maternità. Ebbene, dopodiché ci sono alcune norme dedicate alla disciplina del lavoro agile. Disciplina del lavoro agile sulla quale mi pare che sia opportuno dire subito quello che penso. Io ritengo che sia un intervento modesto, perché il lavoro agile, ben vedere, riguarda soltanto l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali. Cioè a dire, le norme che sono qui dettate, peraltro in funzione promozionale,
hanno attitudine a governare soltanto la piccola frazione dell'attività che si svolge al di fuori dell'attività, della sede aziendale. E tutto questo, secondo me, sdrammatizza alcuni dubbi che sono stati sollevati. Quando si parla di recesso senza preavviso nel giustificato motivo, e si è pensato addirittura che si introduceva la libertà di licenziamento, non si è tenuto conto che in buona sostanza quel recesso è soltanto il recedere dal lavoro fuori dalla sede aziendale. Il datore di lavoro può, nel contratto che stabilisce il lavoro parziale al di fuori dell'azienda, del lavoro aziendale, dire a un certo momento basta, torna in azienda e lavora soltanto in azienda. E lì ci può essere questo giustificato motivo che ti consente da farlo da un momento all'altro, oppure non c'è e non puoi farlo da un momento all'altro, ma devi dare un preavviso. Ma questo, come tutto il resto, è sinceramente qualcosa di poco significativo, perché non soltanto questa parte, che è quella che ha suscitato qualche perplessità, riguarda soltanto il lavoro dall'esterno, ma anche la regola che riguarda la forma dell'accordo, il potere di controllo particolare, la protezione dei dati, l'assicurazione infortuni e la contrattazione collettiva, parimenti promozionale. Attenzione, un altro limite di questo intervento non è un intervento regolativo della disciplina, riguarda soltanto il lavoro esterno ed è volto essenzialmente a promuoverlo. In altri termini, si prende atto da parte del legislatore che il lavoro agile, lo smart, come lo chiamano, smart work, è già noto alla contrattazione aziendale. Ci sono una trentina di contratti aziendali che già lo prevedono. Per parlare di un contratto aziendale importante, penso al contratto Barilla, che addirittura, superando le previsioni della legge, prevede che dal 2020 farà svolgere da remoto tutte le mansioni lavorabili. Questo conferma che rispetto a quello che nasce nel Paese, questa modesta intervento legislativo è molto poca cosa. Una cosa che voglio notare, che mi era sfuggita, era il fatto che la disciplina del lavoro autonomo tratta uniformemente il lavoro coordinato e continuativo ed il resto del lavoro autonomo. E in effetti rompe una tradizione che fin dalla legge Vigorelli riservava un'attenzione particolare al lavoro coordinato e continuativo, perché era un lavoro che, pur restando autonomo, aveva, come dire, un bisogno maggiore di tutela. E ricordo, perché a parte della mia esperienza parlamentare, che il famoso disegno di legge Smuraglia, di cui ero secondo firmatario, prevedeva una estensione di tutele del lavoro subordinato, ma riferite esclusivamente al lavoro coordinato. Oggi si è cancellata ogni distinzione, è una scelta della quale l'interprete prende atto, ma non può non mettere in evidenza tutto questo. Concludendo, io penso che un confronto tra il punto d'approdo dei nostri Jobs Act, parliamone al plurale, quello del lavoro subordinato e del lavoro dipendente, ci impongono di trovare e di cercare qualcosa di confronto anche nel paese d'Oltralpe, ai nostri immediati confini. E lì vediamo che il Jobs Act per il lavoro subordinato determina e suscita una forte reazione sindacale. Un'azione sindacale che nel nostro paese, all'inizio di questo secolo, è riuscito ad impedire che si facesse quella modifica dell'articolo 18, ora realizzata nel governo delle grandi intese, mentre dal governo il centrodestra. Tutto questo cosa significa? È di tutta evidenza che il sindacato è diventato estremamente debole in questo paese, anche perché ha perso, insieme alla partecipazione all'elaborazione legislativa, anche la consultazione
che per la verità in questi ultimi giorni sembra rifare Capolino. Ma tutto questo non può indurre a immaginare e sperare che le cose possano cambiare fino a quando i soggetti portatori degli interessi in conflitto non hanno la capacità loro di imporre delle scelte di tipo diverso. L'interprete deve prenderne atto e spiegarlo, come deve prendere atto complessivamente di un meccanismo complessivo di tutela del lavoro che si presenta al nostro Paese. Abbiamo, per dirla in sintesi, un abbassamento della tutela contro i licenziamenti e un incremento, non vi è dubbio, della tutela del lavoro. Devo finire? A qualche minuto. Prego. È un incremento della tutela del lavoro autonomo. Ecco, pensare a una compensazione tra le due cose penso che non sia proponibile, perché è ben vero che l'articolo 35 della Costituzione garantisce tutela al lavoro in tutte le sue forme, ma quello stesso articolo, come ci insegna una giurisprudenza ormai a lungo elaborata, ci impone di dare una tutela specifica e differenziata al lavoro subordinato. E poi resta il principio di indisponibilità del tipo, che presidia soltanto la definizione della tipologia di lavoro subordinato. E questo resta rilevante. Sono limiti che non sono stati superati finora, ma che vanno indicati, mentre si avvia una sorta di declino che speriamo tutti si sia fermato per sempre. Grazie.